Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli che siete presenti oggi in Cappella Domina Nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina Nostra, questi sono giorni nei quali celebriamo la festa di santi molto importanti. Siamo nella novena, sempre vogliamo ricordarlo, di San Giovanni Bosco, ma questi giorni la Chiesa nel calendario liturgico tradizionale ci fa contemplare grandi santi del passato e anche di un passato un po' più recente. Domani per esempio è San Giovanni Crisostomo, non c'è chi non sappia almeno qualcosina su di lui, non era il cognome Bocca d'Oro, e il Papa Pio XI lo ha proclamato patrono di tutti i predicatori. Ecco, oggi invece è la festa di San Policarpo, vescovo e martire, ma siamo proprio agli inizi della vita della Chiesa. Sempre molto bello gettare uno sguardo e prendere il cuore e metterlo dentro il cuore pulsante dei cristiani dei primi secoli. Il teologo von Balthasar, all'indomani del Concilio Vaticano II, e quando c'era quell'entusiasmo, vi ricordate, post conciliari, che si è rivelato analogo a quello sul vaccino, no? Notate, non mi paia eccessivo quello che dico, l'entusiasmo del post concilio dei progressisti analogo all'entusiasmo per il vaccino, no? Cioè alla fine non si vede bene se non è un entrare in una situazione ancora più problematica. Ad ogni modo si parlava in molti modi di una Chiesa che doveva essere nuova, una primavera dello Spirito. Von Balthasar ha scritto un testo, direi, magistrale, nel quale dice la immagine normativa per i cristiani di tutti i tempi è la Chiesa delle origini. Perché c'era una fede, una passione per Gesù che tante volte noi non abbiamo. Noi manchiamo di fede. E sì, preghiamo, ma manchiamo di fede, perché adesso siamo impauriti, adesso c'è timore per come andrà il futuro, ma quanto ci fidiamo di Dio allora in tutto questo? I primi cristiani erano consapevoli di queste parole che Gesù oggi dice nel Vangelo di Matteo e che dobbiamo fare nostre, perché solo così possiamo andare avanti. Non si va avanti attraverso metodi e tecniche di altro tipo. Il modo migliore per andare avanti, lo dicevo stamane, per resistere è pregare e fidarsi di Cristo. Gesù oggi ci dice nel Vangelo, due passeri non si vendono forse per un asse è una delle più piccole monete romane, valeva appena 3 centesimi, eppure nessun passero cade senza la permissione del Padre vostro. Dunque Gesù sta dicendo una cosa molto importante: tutto accade secondo un disegno di Dio. Ma perché accade così? Non esagerare, se no te vuoi sapere tutto. Dio ha stabilito così. Ma quindi il marchio della bestia, no, e quelli che non si facevano marchiare, che non potevano né comprare né vendere, la statua enorme della bestia, che non è una statua vera e propria, è un vero e proprio progetto messianico di salvezza che sostituisce il Vangelo. Tutto questo perché accade? Perché Dio vuole così. Ma bene inteso, chi perde di vista questa certezza, cioè che tutto accade secondo un disegno di Dio, ha perso di vista se stesso. Io parlo per me, non so se voi vi ritrovate in questa verità. È un centro, vi ricordate Franco Battiato? Franco Battiato era un sincretista, lo so, però le sue canzoni a me mi sono sempre piaciute perché avevano un certo spessore. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Ecco, questa esigenza è in ognuno di noi, un centro di gravità, no? Che è quello che determina il movimento della vita, ma permanente, in modo tale da non cambiare mai idea. Bene, questo centro per ognuno di noi è Gesù Cristo, che è luce che si sprigiona da Cristo, che è pace che si sprigiona da Cristo, che è grazia, che è forza. Ha vinto in una sola volta, risorgendo, tutti i poteri avversi del mondo e li ha sconfitti in una sola volta. Lo stendardo della croce vincerà anche sulle
imposture presenti, ma noi dobbiamo crederci e non dobbiamo avere paura. Gesù ci ricorda questa verità. Le sappiate leggere, questo è il tema dei due passeri che cadono a terra, pur essendo animali, diciamo, senza grosso valore, accade sempre perché Dio lo stabilisce. E per quello che Gesù aggiunge, non abbiate paura, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Vi ricordo che io, giovane prete, tenni una volta, per la prima volta, un'omelia accesa su questa parola di Gesù. Dopo la messa si è presentato il Signore calvo in sacrestia e mi ha detto: è con me come finisce? Capito? Cioè, nessuno di noi sa quanti capelli ha in testa, Dio sì. Non lo trovate sorprendente? La maniera con cui Gesù ci invita all'abbandono, la maniera con cui Gesù ci chiede di fidarci di Lui, la maniera con cui Gesù nel Vangelo ci ricorda che non dobbiamo assillarci, perché qui si tratta di decidere, ma la mia vita è nelle mie mani o è nelle mani di Dio? La mia vita è veramente nelle mani di Dio e allora so che Lui provvederà a tutto, o è nelle mie mani? E tutto risponde a un disegno. Per questo Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, temete invece chi uccide anche l'anima, che non significa solo il diavolo. Certo, il diavolo ti induce al peccato, ti induce al peccato mortale, e poi la tua anima è morta, e allora è quello che dovremmo temere, il peccato mortale, ma significa anche tutto ciò che nella vita spegne la passione per Gesù, per il Vangelo. Quante occasioni ci sono durante il cammino della vita nelle quali quell'ardore degli inizi finisce con l'esaurirsi. Dobbiamo invece fare in modo che non ci siano questi strali che uccidono l'anima, che spengono il cuore. Io diciamo, giovane prete, sono vecchio, ma neanche più tanto giovane, e leggevo Dostoevskij, Fyodor Dostoevskij, i fratelli Karamazov. Sempre mi è piaciuto quella sfida lanciata dal padre ubriacone al più piccolo dei tre fratelli, Alexei, che si vuole fare monaco, perché è allievo dello starez Zosima, e allora rimane incantato, come può succedere a un giovane, ma è il cuore che deve rimanere giovane, capite? Incantato da questo desiderio di seguire Gesù. E lui lo deve riferirlo a suo papà. E il papà, tra un bicchiere di vodka e un altro, conclude così: vai pure per la tua strada e poi dopo torna di nuovo qui. Capite cosa voleva dire? Sì, sei preso dall'entusiasmo, sei giovane, hai questo richiamo delle cose spirituali, poi man mano che andrai avanti ti accorgerai che è meglio un bicchiere di vodka. Qui è la sfida, rimanere giovani nel cuore. Questo Gesù dice: temete coloro che uccidono l'anima. E chi è che uccide l'anima? Ma non sono i persecutori, Satana. L'anima la uccidono i pensieri cattivi, le paure. La paura uccide la speranza, la paura che in questo momento stanno adoperando per massificare, la paura che in questo momento stanno adoperando per realizzare un progetto, quella dobbiamo temere, perché uccide l'anima, cioè toglie la speranza. Un giorno poi tira l'altro e si va avanti come si può, e non è più vivere, è sopravvivere. Questo Gesù ci sta dicendo, ed è meraviglioso. Gesù dice: ancoratevi a Dio. Fiori cari, ancoriamo la nostra vita a Gesù Cristo. Non ci mancherà nulla. Siamo nelle mani di Dio. Siamo nelle mani di Dio. Quando io diventai parroco nell'ultima mia parrocchia, che mi è stata violentemente strappata, San Giovanni Bosco, è dedicata a San Giovanni Bosco, il mio predecessore, uno dei miei predecessori, Don Salvatore Cappello si chiamava, era ricoverato in ospedale, nell'ospedale vicino alla parrocchia, a due passi. Senti, questa cosa qui ci conoscevamo già da prima, ma il fatto che fosse stato parroco dove io ero appena arrivato mi imponeva il dovere e il bisogno di andarlo a trovare. Aveva un tumore allo stomaco, non mangiava più nulla, si nutriva col sondino,
Avevo un fastidiosissimo singhiozzo che poi i medici mi spiegavano che era segno che mancava poco alla morte. E dai, un giorno di pomeriggio dopo la messa andai a trovarlo in ospedale, lui era lì nella stanzetta, parlammo un po' con Don Salvatore, il cappello, e poi finalmente venne il momento del congedo. Io non sapevo che lì sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto, ma non scordo più che quando stavo per andare via gli dissi: coraggio, insomma, le parole che si dicono in questi casi, caro padre, siamo nelle mani di Dio. Mi venne di proprio di dirgli così, che è una frase che diciamo forse purtroppo in maniera talvolta facciamo presto a dirlo agli altri, però poi siamo nelle mani di Dio. E lui mi rispose sereno, morirà un paio d'ore dopo che ha detto questa cosa, e sono mani sicure. Stava morendo. Padre, siamo nelle mani di Dio, lui mi replica, e sono mani sicure. Può Dio volere il tuo male? Ma allora perché permette tutto questo? Perché c'è un disegno che ci supera. Noi non dobbiamo capirlo, dobbiamo realizzarlo. Maria, quando ha detto eccomi, sono la serva del Signore, non è che ha avuto tutto chiaro, anzi, si è fidata. In un solo istante si è gettata in Dio, come peraltro nessun'altra creatura ha saputo fare, perché tante volte della Madonna abbiamo questa visione un po' troppo eccelsa. Ricordiamoci che era una creatura, certo immacolata, ma ha fatto questo atto di fede come dobbiamo farlo noi, più di tutti noi, forse proprio perché immacolata a nome di tutti noi. Eccomi, sono una serva del Signore, si è abbandonata, rischiava la lapidazione, non era un rischio, tant'è che Giuseppe deve decidere cosa fare, ma Maria si fida. Fidarsi non è capire, fidarsi è dare credito, dare fiducia al Signore nella nostra vita. Perciò possiamo vivere questa pietizzazione. Noi del piccolo resto non ci stupiamo di quello che stanno vivendo i Novax, perché noi siamo ghettizzati già da tempo, no? E noi che siamo rimasti con Papa Benedetto XVI ci trattano come adesso vengono trattati i non vaccinati, o mi sbaglio? Mi pare che siamo lì, no? E ci guardano come se fossimo venuti da un altro pianeta, siamo malati di mente, siamo fondamentalisti, siamo complottisti. Ecco, perché Dio permette tutto questo? Non dobbiamo chiederci, noi dobbiamo fidarci. Come Gesù ci dice oggi, la vostra anima vale più di tutto. Non perdiamo la fiducia in Dio. È quello che il diavolo in questo momento, guardate, e non c'è dubbio che questo è l'impero delle tenebre. Noi da tempo parliamo di resistenza, di umomone, resistere significa pregare, e nella preghiera abbandonarsi a Dio. Perché tanto, come dice San Tommaso d'Aquino, la volontà di Dio si compie sempre. Entrino in noi le parole del Vangelo. Lo chiedo con forza questa sera a tutto il piccolo resto. Lasciamoci filtrare dalla parola di Dio, che la parola di Gesù nel Vangelo diventi norma di vita, norma di vita. Non volete forse più di due passeri? I capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Non volete forse più di due passeri? E poi vi rimando a questo, San Pietro dirà: Dio ha cura di voi. Ecco, le mani di Dio, essere consapevoli che siamo nelle mani di Dio, e con questa consapevolezza si può fronteggiare l'impero delle tenebre. Non ci sono altre maniere. Solo quando io, Don Minutella, so che la mia vita è nelle mani di Dio, capisco che tutte le strategie che Satana fa è di provare con una maniera di, come vorrei dire, perfida, di infiltrarsi nella mente. State attenti. Io vedo quello, Satana usa il tarlo del dubbio, perché sa che appena tu non sai più se sei smarrito, sei spento, appunto, la tua anima viene raggiunta dalla paura, e
quello che Satana, il diavolo, vuole. Allora ripetere a se stessi, ma vivendolo, Signore, la mia vita è nelle tue mani. C'è quella bellissima preghiera del beato Charles de Foucault, questa figura straordinaria che andrebbe tutta riscoperta, ma si trova pace. Provate a farlo per esempio la sera prima di andare a letto sotto il cielo stellato. Che bello il cielo stellato. Di fronte a questo momento di concitazione mondiale, e guardare queste stelle che brillano e che ne hanno viste di tutti i colori, che cosa voglio dire? Che continuano a brillare, sono testarde le stelle, hanno visto di tutto, eppure continuano a brillare. È un momento difficile, stanno sottovalutando quello che accade in Ucraina, veramente questo dice come non bisogna pensare che l'informazione, perché l'Ucraina in questo momento è terreno di un possibile, guardate, è bene dirlo così com'è, perché non è che ce lo inventiamo, è possibile, è un terreno di possibile conflitto globale. Perché? Per l'Ucraina? Certo, anche perché gli ucraini, la buona parte, guardano alla Russia, e Putin rivendica i propri diritti e dice a Biden: non ti permettere di schierare con gli alleati della NATO le tue forze militari su territori che non ti appartengono, in vista di questa sedicente democrazia di cui parlate in Occidente. Sapete che Putin contesta moltissimo questa democrazia, che poi dice lui in realtà non c'è in Occidente una vera e propria democrazia. Ma chissà che dietro non si nasconda un disegno di Dio che spinge Putin, che non si è alleato al nuovo ordine mondiale, che Putin, che non si è alleato al progetto di globalizzazione appunto del genere umano, con tutte le cose e le ricadute che conoscete, e che perciò stia dicendo: guardate che io vi rovino i piani. Ma è lui o è Dio che lo permette? Che cosa potrà accadere? Siamo nelle mani di Dio, e sono mani sicure, e sono mani esperte. Quando Adolf Hitler, nel pieno del conflitto mondiale, era già il 1944 credo, pensò bene, mezzo disperato com'era, perché in Russia stava andando male la campagna, la spedizione Barbarossa, si chiamava così, era, fu anche in Africa, non gli andava molto bene il fronte africano, e allora pensò bene a un colpo di scena: arrestare il Papa. Arrestare il Papa e portare, c'era già pronto un castello dove Pio XII doveva essere condotto e arrestato, era già tutto pronto il piano. Quando l'ufficiale tedesco di nascosto clandestinamente lo riferisce a Pio XII, mi ha sempre colpito la risposta di Pio XII: siamo pronti a porre la nostra fronte dinanzi all'Anticristo, a cava di noi. Sapete che il Papa prima usava il plurale. Scusate se vi sembro un po', diciamo, nostalgico, a me mi piaceva quel plurale che il Papa usava, il plurale maiestatis, no? Perché anche questo ha la sua importanza. Comunque, noi siamo pronti a porgere la nostra fronte all'Anticristo, e di noi accada ciò che Dio ha stabilito. Quando te il mattino ti alzi di fronte a quello che accade, e che sempre più ha lo scopo di strozzarti la speranza, quando te la sera vai a letto e dici: la mia vita, Signore, è nelle tue mani, allora c'è questa preghiera del beato Charles de Foucault: Padre mio, mi abbandono a te, di me fa ciò che ti piace. E pregare sempre, pregare sempre. Oggi stiamo celebrando la festa di questo discepolo dell'apostolo Giovanni, siamo nei primi passi della vita della Chiesa, come dicevo all'inizio, San Policarpo. Lui era di Smirne. Smirne è citata, se vi ricordate, in una delle sette lettere dell'Apocalisse, ecco, e si trova nell'attuale Turchia. E lui era stato, diciamo, alla scuola, pensate un po', dell'apostolo Giovanni. E questi li chiamano i padri apostolici, che fanno da passaggio dall'era apostolica all'era patristica. Sono un paio di padri della Chiesa, i due più famosi sono San Policarpo di Smirne e Sant'Ignazio di Antiochia, tutti e due martiri, erano ardenti d'amore per Cristo.
Si racconta che San Policarpo arrivò a Roma per discutere col Papa Niceto delle lettere, con le lettere pasquali su quando dovesse essere stabilita la data della Pasqua. Va bene? Gli orientali volevano che venisse stabilito secondo il calendario ebraico, quindi il 14 del mese di Nisan. A Roma il Papa ha stabilito l'equinozio di primavera, quelle cose lì. Allora, quando lui arriva a Roma, San Policarpo già è molto noto, è abbastanza anziano, si racconta che ai fori imperiali incontra l'eretico Marcione. Marcione era un eretico che stava veramente affascinando molti cristiani di Roma, conducendoli nell'errore. E Marcione lo saluta e Policarpo non risponde al saluto. No, perché oggi voi vedete molto bene quanti profili ci sono di tutti questi monsignori, vescovi che finiscono in X, in Ox, in Oc, in K, in Burk, in Bark e tutte quelle cose lì, tutti santi, però poi stanno con gli eretici, con gli idolatri. Non so io, questa capacità promiscua che riguarda anche il problema oggi, come sappiamo, della pandemia, oggi è tutto così, è tutto relativo. San Policarpo non dà il saluto, allora Marcione si arrabbia perché vuole essere considerato e gli dice, ma io parlo con te. Sapete cosa risponde il grande padre apostolico San Policarpo? E io, che cosa ho a che fare con te, figlio primogenito di Satana? Si vuota e spalle e se ne va. Capito? E io, cristiano, figlio della luce, figlio di Cristo, figlio di Dio, che ho a che fare con te, primogenito di Satana? Dovremmo tornare a questo impegno, ma noi stiamo cercando di attuarlo. Non ci sta niente a che fare per noi con gli eretici. E poi sappiamo che San Policarpo a Smirne viene condannato a morte, preparano il rogo, l'anfiteatro è pieno di gente, ma molti di questi sono cristiani che stanno piangendo perché il loro pastore, la loro guida, il loro maestro, e in passato c'era sempre stato questo legame molto bello dei fedeli con i loro pastori che se li sceglievano loro, per questo poi nasceva il flair, queste storie, questo flirt, questo legame. E allora in un anfiteatro stracolmo di gente, l'ultraottantenne, pensate, Policarpo è condannato al rogo, preparano la catasta, viene acceso il fuoco, il proconsole con tanto di solennità si rivolge a Policarpo e dice: sacrifichi agli dèi! Policarpo, vecchio, che era stato alla scuola di San Giovanni, si dice che forse avesse conosciuto persino Gesù, non sappiamo, risponde: per tanti anni ho servito Cristo nella mia vita e ora che sono vecchio dovrei forse rinnegarlo? Sono pronto a morire. Sia condannato al rogo. Si racconta che Policarpo, con un passo incerto, si avanza verso la catasta che è già tutta piena di fuoco. Deve salire dei gradini, c'è il palo, e lì deve essere, prima che salga, inchiodato al palo, con le mani dietro le spalle, in modo tale che non provi a fuggire. E quando il boia si avvicina per inchiodarlo, Policarpo dice: lasciate stare, io non fuggirò perché mi aspetta Cristo. Che fede, figlio di cani. E si racconta che Policarpo sale, il corpo piglia fuoco. Dicevo stamane che negli Atti dei Martiri, raccomando a tutti di leggere questa storia vincente dei cristiani dei primi secoli, e il corpo in genere quando brucia fa cattivo odore, no? Cioè quell'odore acre. Invece in tutto l'anfiteatro, dal fumo che usciva dal corpo del martire San Policarpo, veniva fuori l'odore dell'incenso. Salga a te la mia preghiera, Signore, come il profumo di incenso. Policarpo va a morire pregando. Che insegnamento per noi. Sempre preghiamo, figlio di cani. Ma una preghiera non agitata e impaurita,
nelle mani di Dio, una preghiera fiduciosa. Si dice che i cristiani videro che attorno al corpo di Policarpo, mentre bruciava, si formò come una vela. Sapete, nelle barche a vela, no? Quando le vele sono mosse dal vento, e videro che l'anima di Policarpo veniva condotta in cielo dagli angeli. Ma la cosa più stupefacente è che i cristiani poi hanno raccolto i resti mortali di Policarpo e profumavano di incenso, e allora loro li hanno subito adoperati per scacciare i demoni, e tanta gente a contatto con le ceneri di San Policarpo guariva dalle malattie. È un insegnamento per tutti noi. Non dobbiamo avere paura, il Signore è con noi, non ci farà mai mancare l'aiuto in tutto ciò che dobbiamo realizzare. Questo vale, ho concluso, per i santi dei primi cristiani, ma vale anche per noi, per i nostri tempi. Vorrei citare, come altre volte ho fatto e concludo, Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa sapeva che nella linea di confine tra Libano e Siria, Libano e Israele, c'erano gli Hezbollah che combattevano contro l'esercito israeliano, ma nella linea di confine tra Libano e Israele c'era un campo profughi di libanesi, famiglie intere scappate da Beirut e da altre città e rifugiatesi lì per sopravvivere. Non avevano più cibo né scorte alimentari perché c'era la linea di fuoco e chiunque provava ad andare veniva colpito a morte. Io mi dico, ma che fede però! E come io, Signore, ti prego, fa che la mia non resti solo chiacchiera, ma devo anche io impegnarmi, dovete impegnarvi anche voi, non dobbiamo fare chiacchiere. Madre Teresa viene a sapere quello. Adesso vi prego, provate a mettervi nei suoi panni. Madre Teresa dice, e come sono messi? Madre, stanno morendo. Io andrò a portare i miei. Guardate, l'hanno chiamata, l'ho raccontato altre volte questo, da più parti, organismi internazionali, le Nazioni Unite, i capi dell'esercito israeliano, gli stessi Hezbollah hanno provato a dissuaderla, non possiamo garantire nulla. Voi non dovete garantire nulla, la mia garanzia è Cristo. E con le sue suorine si vede questa piccola donna con la corona in mano e l'amore di Cristo e la fede luminosa nel cuore che attraversa la linea di fuoco senza subire alcun danno per portare ai profughi i viveri. Ha avuto fede, non chiacchiera. Quando Giovanni Paolo II ha subito l'attentato in Piazza San Pietro, il trauma è stato forte, no? Deve essere stato, credo, qualunque altra persona avrebbe deciso di non esporsi più. Di lì a pochi mesi lui ha continuato di nuovo a mettersi dentro la papamobile, a salutare la gente e andare in giro per il mondo. Una volta avevano trovato sull'aereo un ordigno esplosivo, un'altra volta doveva atterrare a Sarajevo con l'aereo e nel percorso doveva fare è esplosa una bomba. E quando i servizi segreti americani e francesi hanno riferito che c'era il rischio serio di un attentato, e uno degli amici di Giovanni Paolo II di vecchia data fu incaricato di andarglielo a dire. Lui lo racconterà poi dopo la morte di Giovanni Paolo II. Io non so, questo atto di denigrazione anche dei tradizionalisti. Avete notato, è una parentesi, come i tradizionalisti siano divenuti i peggiori dei bergogliani nel tentativo di delegittimare la dimensione morale sia di Wojtyła che di Benedetto XVI. Avete notato? Perché si sta imponendo sempre di più la matrice sede vacantista di Viganò, che è qualcosa di diabolico, capito? Questi vogliono una chiesa senza il Papa. Comunque, chiusa parentesi. E l'amico va da Giovanni Paolo II, vostra santità, sì, volevo dirvi, santità, che ci sono seri rischi di cosa? Di un attentato. Questa è fede, non è chiacchiera. Ah sì, dice il Papa, beh, totus tuus. Io ho dato la mia vita alla Madonna, lei che è mamma provvederà. La Madonna ha provveduto perché l'attentato c'è stato, ma lui si è salvato. E finalmente, dopo che si è ripreso, hanno detto un vescovo, Monsignor Comastri, cardinale, oggi Comastri, allora era vescovo, vostra santità, ma voi non avete paura di risalire sulla papamobile? Non avete paura adesso che avete subito l'attentato? Certo, certo, ho paura, ma devo svolgere la missione che Dio mi ha affidato. Per questo mi consacro alla Madonna e dico a lei di provvedere a tutto. Figlioli cari,
che la nostra fede non sia chiacchiera. Questo è il momento di viverla. La nostra vita è nelle mani di Dio e vale più di due passe. I capelli del nostro capo sono tutti contati. Gesù ci dice oggi: non temete, la vostra vita è interamente nelle mani di Dio e sono mani sicure. Laudetur Jesus Christus.